È tornato un videogioco da sponsorizzare! Peso! Questo video è sponsorizzato da Nightingale, Survival, Fantasy, ricco di esplorazione e battaglie per la gloria del regno, uscito e disponibile ora. Come al solito per i giochi sponsorizzati, il video a tema del gioco sponsorizzato, in questo caso Nightingale, 10 punti su cui è interessante concentrarsi per farvi sapere, insomma, che cosa c'è dentro questo gioco, di che cosa si parla, per farvi capire se vi interessa oppure no. Perciò benvenuti brava gente su WatchMojo Italia per 10 cose da sapere sul videogioco di Nightingale. Prima di incominciare mi raccomando lasciate like a questo video, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se per rimanere sempre aggiornati e andiamo alla numero 10 con la trama principale che ha i suoi momenti anche originali conditi poi con una sana dose di cliché perché in un mondo di stile Gaslamp direi, ossia il cugino con la magia però dello steampunk, quindi vittoriano gotico però in cui ci si lanciano anche le palle di fuoco sulle gengive tanto per gradire, il sistema di portali arcani che gestisce tutto questo assolutamente originale, questi mondi connessi del fai si rompe ma guarda un po' tu rimani come un salame guidato da una maschera veneziana a rifarti una vita perché sì. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless. Alla numero 9, craftare i mondi di gioco, ma vita che ti rifai andando a zonzo per questi piani delle realtà alternativi, tutti logicamente ricchi di cose che vogliono sbudellarti perché sennò non c'era il gioco, che sono però tutti generati proceduralmente come No Man's Sky, solo che ti puoi lanciare le palle di fuoco sulle gengive tanto per gradire, e la generazione procedurale però non come No Man's Sky, ho fatto un esempio che magari potevano conoscere tutti quanti, la guidi tu creando il mondo da visitare con i portali attraverso una combinazione di carte che inserisci nei portali che accumuli con cui specifichi il bioma che vuoi come in Minecraft, solo che senza il tritamento di coglioni di cercarlo il bioma che vuoi, non male. Alla numero 8 la parte survival, ma ovviamente quando arrivi crepi subito come un tonte, quindi che fai? Non ci metti anche la parte puramente squisitamente survival? Certo che sì, quindi da umili inizi come ogni gioco che si rispetti, ad andare in giro e reinventarti minatore taglialegna senza crepare male, servendoti di materiali in gran quantità, devo dire, messi in un sistema di crafting che sinceramente per le possibilità che fornisce al netto di pro e contro del gioco è la parte che meno mi aspettavo e che avevano presentato di meno, ma è la più convincente, molto sfaccettata e profonda, soprattutto per un punto che arriva tra poco. The question becomes, wilt thou be a survivor? Alla numero 7 è la parte open world, ma che fai, non ci metti comunque il momento ROM libero di esplorazione? Certo che ce lo metti, infatti perché mi sono scordato di dirvi che la seconda carta che metti assieme a quella dei biomi nei portali è quella da input di generazione per le location possibili e bestie assortite che ci puoi trovare in questi biomi, quindi è sempre comunque una mezza sorpresa tra virgolette, ogni bioma ha dei luoghi come templi abbandonati, dungeon assortiti in cui tendenzialmente hai del loot per il crafting che fa ritornare al loop di gioco che è quello comunque della creazione di base. E alla numero 6, cicciolosissimi bestioni da macellare, come anche appunto il regno animale del gioco, che passa dal cinghiale che trovi a passeggio per Roma nei fine settimana a incroci tra troll di caverne e nemici di Godzilla in qualche film di serie B anni 50, con un raro esempio di quali creature tra queste abbiamo fatto il design vuole che ci mettiamo, signore, nel suo gioco. Tutte, soltanto che mischiate assieme, va bene. Ogni portale ha poi un predatore alfa, che è tipo il bestione super chad che trita i culi di professione del gioco, che si abbatte solo con gli amici, tipo Monster Hunter. Ce l'ha due o tre giochi di ispirazione. Azione sto Nightingale. Numero 5 la creazione della base, poi ovviamente c'è anche la parte casalinga. Signore, che meccanica di gioco vuole nel suo gioco? Sì, bene, ok, anche questa è particolarmente goduriosa perché soprattutto negli ultimi anni, personalmente Fallout 4 e Subnautica mi vengono in mente subito esclusi perché lì si dominava la parte di creazione della base, viene sempre pompata questa meccanica e poi invece è una palla bestiale con pochissima possibilità di vera personalizzazione. Qui semplicemente avete la possibilità di passare dal post-industriale neogotico al medievale a giapponese, fate vobis, c'è una discreta possibilità di varietà e è la parte centrale clou del gioco. Poi alla numero 4 la collezione di carte, ma c'è anche la parte di collezione ovviamente, che fai? Non ce la metti anche questa? Gli stava sulle palle di scartare un paio di idee tra le 800 nel calderone, quindi giù nei reami appunto collezioni per creare altri reami con i portali, ma non solo, puoi anche utilizzarle all'interno dei reami creati in cui già sei, per cambiare l'aspetto di essi dopo la generazione, o per lanciarli anche per dire in una specie di regno delle ombre che aumenterà i nemici horror del mondo, ma anche il loot e la difficoltà di gioco. Insomma, praticamente il gioco te lo fai costantemente da solo, il che è una meccanica piuttosto figa a livello concettuale.
Numero 3, le side quest storicamente basate. Le side sono per lo più del genere fammi questo, fammi quello, trovami quello, trovami quell'altro, ma hanno tutte quel minimo di lore che permette di capire andando avanti che cosa sta succedendo nel gioco, al posto che farti sembrare un semplice fattorino deficiente. E molte sono fornite di personaggi letterari e fornite da personaggi letterari veramente esistenti, tipo il dottor Frankenstein. Veramente esistenti nel senso che esistono nella nostra letteratura, non che Frankenstein è veramente esistito, cioè sono scemo, ma non fino a quel punto. E che è un'idea anche questa simpatica. The world as you know it teeters on the brink. Alla numero 2, la parte cooperativa. La cosa da dire è che il gioco comunque anche in solo, cioè da soli, ha sempre bisogno di essere online. Ma sinceramente ad oggi, anno del signore 2024, non penso sia più un problema, a meno che non vivi su una colonia su Urano. Detto questo, brilla di certo in cooperativa con fino a un massimo di 5 giocatori assieme. E alla numero 1, scusa boss, ma dove lo gioco? Ottima domanda, non te lo dico, no scherzo, invece te lo devo dire perché sennò quelli della sponsorizzazione potrebbero innervosirsi, cioè dobbiamo tenere buoni, lo puoi giocare su PC, lo trovi infatti su Steam, non panca sto giro Steam, la piattaforma Steam, quella lì, e insomma se vi va, buon gioco! Thank you.